just them, them a pray for what's mine. Telling them me now with no time. Don't they wanna stop me? Yeah, this is my time to shine. To the hypocrites me a blind. When me say watch them a run to the food like swine. Telling me now go with no time. They wanna stop me, but this is my time to shine. Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in un'altra puntata di La Vita Fumatore. Adesso voi mi state guardando con l'occhio vigile di una GoPro Hero 2, la mia GoPro. Perché allora la nuova la telecamera vecchia, quella piccolina, la Coolpix, Samsung, non mi ricordo più cosa, lasciamo perdere, boom, scassata per terra, morta, defunta. Ho preso una Nikon L810, mi fa video bene, solo che quelli della Vita del Fumatore non li vuole proprio. Non vuole proprio farmeli vedere, quindi insomma altre bestemmie. Però la cosa più bestemmiosa è che il Movie Maker non legge, più che altro non carica i video fatti con la Nikon. Quindi insomma è una bestemmia generale. Praticamente la mia vita è una bestemmia. Bestemmia con l'iPhone, bestemmia con il computer, bestemmia con la fotocamera. Quindi lasciamo perdere. Oggi sono qua per recensire le Muratti Blue Ambassador. Cosa che avevo fatto ieri con la Nikon, però vabbè, non posso presentarvi interamente il pacchetto integro perché qua c'era una bella cartina patinata d'oro con sulla firma del signor Muratti e niente di che. Vabbè, a parte questa cagata, andiamo subito a vedere che sono delle sigarette standard col filtro bianco. E intanto che mi fumo la sizza, intanto che il filtro si zozza, andiamo ad analizzare il pacchetto. Poi dopo ci saranno delle facoltà e una piccola correzione. Allora, Muratti, nome italiano, se si può dire, perché Muratti piuttosto che Lido, piuttosto che Linda, piuttosto che altre merdate richiamano nomi italiani. Queste qua sono delle sigarette per l'appunto tedesche, fatte dal signor B, non so di cazzo sia B, Muratti. Piccoli cenni storici sono stati, queste sigarette qua sono state ritirate dal mercato italiano nel 1992, dopo che queste sigarette erano legate con un problema di tipo di contrabbandaggio, contrabbandistico, di contrabbando, e quindi l'hanno voluto escludere dal mercato italiano per poi farle ritornare nel 1995 sul mercato italiano in seguito a, mi sembra, della pubblicità occulta nel film College o The College, non lo so. Lasciamo perdere il pacchetto. È un pacchetto semplicissimo, bianco, semplicissimo proprio, con delle righe, se si può dire, in semirilievo, perché si sentono anche ben poco sullo sfondo. La scritta Muratti Ambassador, non c'è bisogno di dirla. Il simbolo che mi sembra quello della Philip Morris, che però non mi sembra quello della Philip Morris, perché è totalmente diverso, in piccole parti, è tipo la corona a quattro archetti, invece quello della Philip Morris ne ha tre, mi sembra. Uno dei due grifoni non ha la corona, quindi lasciamo perdere. Sono prodotte però dalla Philip Morris, prodotte in Svizzera, non so, vabbè. Poi questa è una bella cosa. Questo coso qua rappresenta lo schema del filtro interno e c'è scritto, vabbè, in inglese non ve lo leggo direttamente in italiano. C'è scritto un gusto delicato e rotondo, fatto con apposite o speciali sapori, blend sarebbe. Sì, sapori piuttosto che, vabbè, star cazzo, sapori diciamo selezionati di un tabacco di alta qualità e un rinnovato sistema di filtrazione col carbone, che in effetti c'è dentro il carbone, e dopo vi farò vedere. La scritta tecnica narra: catrame 6 mg, nicotina 0,5 mg, monossido di carbonio 7 mg, le sigarette medie sono buone perché le ho fumate da ieri a oggi. Le ho anche offerte, ho offerto dei tiri, cose così, ai miei compagni di classe, mi hanno detto che c'erano di carta, perché c'è dentro il carbone per l'appunto. E adesso andiamo ad analizzarle. Boom, di primo acchito, il colpo della nicotina in gola non si sente. Lasciano quel pastone che è non pesante, ma nel senso ti lascia un po' asciutta la bocca. È una salivazione che ti lascia la lingua poco umida, non so che cazzo sia. E hanno un sapore un po' agrodolce. Andando più nello specifico,
Il sapore non cambia più di tanto, anche perché c'è questa tecnologia con i carboni che riduce davvero tanto il sapore di fumo, quindi si può paragonare a una sigaretta più o meno dolce, con un odore che è un po' acido aglio amaro, poi vabbè c'ho il setto nasale deviato che sento solo odori acidi, vabbè, però comunque sia, sono delle sigarette buone, perché come ho detto sono delle sigarette tedesche e mannaggia a chi non fa le sigarette così, diciamo, perché fra Davidoff, Muratti devono essere fatte così, perché le Davidoff, grandi sigarette, come ho già detto, erano le sigarette degli ufficiali dell'SS, quindi devono essere così, così. Quindi sono delle sigarette, diciamo, di carattere. Costano 5 euro, mannaggia, che se costavano 4,80 non mi sarebbe dispiaciuto. Comunque sono delle sigarette buone, ve le consiglio, vi consiglio le blu perché quelle rosse, porca puttana, sarete voi le palle di fumare le sigarette rosse ogni volta, ben per voi, un po' meno per i vostri polmoni. Quelle oro sono 112, quindi lasciamole lì per ora. Ve le consiglio, costano 5 euro, 20 sigarette di classe A e per il resto niente di che, adesso pulisco la sigaretta e vi faccio vedere il sistema carboni. Intanto mi ricordo le facutane che purtroppo ho eliminato, ma comunque sia me le ricordo perché erano quattro facutane non proprio facili, non mi ricordo gli autori. Allora, c'era qualcuno che mi chiedeva delle Camel Orange. Come ho già detto, a Varese non le ho ancora trovate, sa Dio perché. Comunque sia, se le trovo le recensisco, anche se non mi piace tanto fumare le Camel perché c'hanno, più o meno sono tutte uguali le Camel. Poi potete dirmi, ma vai a fanculo, liberissimi. Però sulle Camel sono un po' lì così, sull'attenti, cioè un po' a chi va là, diciamo, non come le Lido, che porca puttana, vedo un pacchetto di Lido, scappo via come l'aglio per i vampiri, però lasciamo perdere. Qualcuno mi chiedeva dell'Origines bianco e dico, non lo vorrei prendere perché si sa, più o meno i tabacchi, a parte i vari tempi di tostatura piuttosto che altre merdate, non cambiano più di tanto, però comunque sia se lo trovo, cosa che non ho ancora trovato, penso di recensirlo il Camel, sì, il Camel, sono su con le Camel, cazzo. Sto cazzo di Origines bianco lo recensisco. Adesso vi faccio vedere la tecnologia carboni. Allora, voi vedete nel filtro dei pezzettini neri, non sono la carbonizzazione della carta, ma bensì sono dei cristallini di carbone. Adesso, se voi appunto andate a premere il filtro, sentite un materiale turgido duro, e questi sono i carboncini. Praticamente diciamo che filtrano di più, lasciano un po' meno gusto di tabacco, di fumo in bocca, quindi è una tecnologia bella, anzi consiglierei a qualsiasi ditta di sigarette di mettere dentro questi carboncini qua, perché diciamo che davvero schermano proprio di bestia il sapore di fumo. Poi diciamo che sono anche leggere, quindi tanto, tanto di guadagnato. Per il resto, qualcuno mi chiedeva del Golden Virginia giallo. Sì, l'ho fatto il video, ce l'ho sul computer, lo caricherò molto più avanti, anche perché comunque sia quasi tutti nel mondo hanno iniziato, comunque sia fumano, comunque sia fumeranno, secondo me. Per provare il Golden Virginia giallo, anche perché è un tabacco abbastanza rinomato, quindi lo metterò proprio in finale. C'era un ragazzo che mi diceva delle Camel White, che sono buone. Le Camel White sono il fratello bianco delle Camel Blue, come le Camel Black sono il fratello nero delle Camel Blue. Cambia ben poco, magari qualche grammatura in meno, però vabbè. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata della vita del fumatore e... Ah, ecco, un'altra roba. Non ho, cari ho caricato prima questo video perché il video del tulipano mi ha dato problemi per 2 volte, probabilmente una terza perché l'ho registrato ancora con la Nikon. Mannaggia la Nikon. Quindi vi volevo informare che non lo so, Movie Maker non riesce ad aprirmelo perché 12 minuti di video, porca puttana, pesano 900 mega e dici, porca Eva. Vabbè, sperando che magari facendolo con la GoPro, piuttosto che stando lì ad aspettare 50 ore sperando che non crashi il computer, si riesca a risolvere. Detto questo, ci do alla prossima puntata di Vita del Fumatore. Statemi bene, sci a tutti!